Oppure buongiorno, sono benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi vloghiamo e io mi sto preparando perché voglio uscire un pochino con i cani e li porto da mio marito dove lavora perché dietro c'è un campo bellissimo che poi vi farò vedere. E niente, ora mi sto mettendo questa acqua profumata della Sien, che ce l'avevo dall'anno scorso ed è imboscata dietro alle altre acque e profumi. Allora ho pulito, messo in ordine e l'ho trovata anche perché è un profumo meraviglioso alle more e muschio, è fantastico e questo è per io, giusto? No, è buonissimo. Poi io adoro anche l'uva, i profumi all'uva nera, all'uva americana. Sapete che c'è anche la Fanta all'uva americana? Che buona! Io la trovavo sempre a Marina di Massa e la compravo sempre. Oppure al Carrefour, buonissima, una droga quella lì. E niente, quindi mi piace sia l'odore, che poi qua c'è scritto more e muschio, ma io sento quell'odore lì dell'uva americana. Non lo so, non lo so. Comunque, adesso niente, mi metto le scarpe, io mi sono preparata. Venite con me. Ah, mi devo mettere il rossetto e questo trucco l'ho fatto con la palette di com'è che si chiama? Di Primark e mi piace un casino. La sto usando per i trucchi veloci da tutti i giorni. Solo che spolvera di brutto, cioè i colori matte spolverano tantissimo, mentre quelli shimmer sono bellissimi, burrosi veramente. Fateci vedere la palette che è un po' sporca perché spolverano tanto, poi usandola quasi tutti i giorni cosa faccio? La chiudo, la lascio lì, non è che sto a pulirla, anche perché è un macello pulirla, sarebbe la polvere sulla polvere e quindi niente, però veramente, cioè 6 euro, veramente bella, cioè veramente bella, sono rimasta veramente sconvolta e quando uscirà qualche nuova palette particolare la prendo sicuramente. Mi è piaciuta, dai, allora mettiamo il rosso. Eccomi qui, siamo in macchina, penso che si veda bene. E niente, dietro c'ho le mie cucciolette, guardatele, che sbucano un po'. Siediti, Maggie. Madonna, adesso che sto uscendo c'è la nuvola. No, c'è la nuvolazza. Allora, il rossetto che ho messo quello della Secret Palette, anche se, quello abbinato alla Secret Palette, anche se non sembra proprio che c'ho sul rossetto perché è un po' colore labbra, quindi sembra che non ho su nulla. E niente, però vabbè, per tutti i giorni così mi piace. Se no dovrei mettere il correttore sulle labbra, neutralizzare il mio colore perché ho le labbra abbastanza scure e poi mettere sopra il rossetto. Ma sì, oggi è così bello morbidino. Poi magari con la mascherina se ne va. A parte che non dovrei metterla, nel senso che adesso sono in macchina, poi scendo, c'è mio marito e c'è lì a lavorare suo figlio. Perché se avete visto il video, il vuoto alla spesa che è uscito oggi, ma per voi sarà ieri. Casino, e dove dico appunto che ho fatto tantissima spesa perché appunto arrivava Davide e quindi una persona in più. Anche se devo dire la verità, abbiamo comprato un sacco di roba, ma di spesa ne ho ancora e infatti lunedì non sono andata a fare la spesa, ma penso di riuscire a tirare ormai tutta la settimana perché abbiamo comprato talmente tanta roba che c'è. Perché pensavo che mangiava tantissimo, no? Perché io vedo mio figlio che mangia un tanto, ho detto mangerà anche lui. Lui ha 28 anni, mangerà tanto perché è quell'età che mangi. E invece alla fine non mangia poi così tanto, mangia normale. E quindi meglio così. Invece che una settimana ce ne facciamo due. E poi c'è qualcuno che mi ha scritto nei commenti che lunedì escono i prodotti XXL alla Lidl e quindi lunedì sarà perfetto. Anche se beccare le occasioni bisognerebbe andare alla mattina,
secondo me prima di mezzogiorno, perché poi noi andiamo sempre tipo alle 8, 7 e mezza, no, alle 8, e alle 8 mi hanno svaligiato tutto, infatti per quello che non riesco mai a trovare tutto quello che voglio. E niente, quindi vediamo lunedì cosa riesco a fare. Poi volevo dirvi, anche se qualcuno, mi ricordo, adesso non mi ricordo chi mi aveva detto che questi prodotti XXL delle volte sono un po' una fregatura, nel senso che bisogna guardare il prezzo al chilo per vedere se effettivamente è conveniente, perché delle volte sembra conveniente, ma poi calcolandolo al chilo non è conveniente, quindi assolutamente farò questa cosa qui. E poi vi saprò dire. Ragazzi, qui nel nord è uscito un caldo fastidioso. Infatti adesso stiamo dormendo con le finestre aperte, però mi sa che durerà poco, perché se continua così bisognerà accendere il clima, anche se io preferisco dormire senza, preferisco la finestra aperta con l'ariettina. Però fa caldo. Allora, se c'è l'ariettina si sta bene, ma se non c'è aria, che un caldo proprio asciutto, cioè no, asciutto fermo, non dormi. Speriamo di riuscire a tirare più che si può. E niente, prima o poi l'estate doveva arrivare, solo che ovvio, qua dove non c'è mare, dove non c'è lago, che magari c'è più aria in quei posti, no? Fa molto più caldo, poi più cemento c'è, più cemento assorbe calore e manda calore rispetto magari alla natura, no? Siete d'accordo? Ok, io vi faccio vedere i campi. Qua stanno facendo i lavori, hanno tagliato la siepe, c'è un po' di casino. Ci sono loro. Eccoci qua, buonasera. Dopo non ho più registrato perché ovviamente nel giardino c'era gente e quindi non sono andata lì perché stavano potando la pianta del ciliegio e quindi era meglio stargli lontano prima che facevano danni. Comunque, io sono arrivata a casa che fa caldissimo, fa veramente caldo, sto colando e ho messo sull'acqua della pasta perché vorrò fare la pasta al pesto. Allora, ho comprato sempre da Lidl questo pesto che non ho mai provato. L'ho preso senza aglio, è fresco, speriamo che sia buono. E quindi stasera pasta al pesto. Ora sono le 20, meno un quarto, cioè le 19:45, così almeno, perché non so se prima vi ho detto l'orario, comunque erano le 5 più o meno, sì, erano le 5 quando ho iniziato questo. Anna, amore mio! Guardate che bello il cuscinotto delle mie cucciole.
Eviru, Carolina, vi volevo far vedere questo nuovo angolino che ho ricreato. Allora, sotto lì c'è un bancale che io ho fatto pitturare a mio marito. E poi, siccome abbiamo cambiato il divano sopra in camera, che adesso dorme il figlio di mio marito nel divano letto, ho smontato tutto il divano e i cuscinotti li ho presi, li ho messi sopra il bancale. Quindi sono i cuscini del divano che prima erano in camera da letto. Ho messo questo telo rosa, questo rosa un po' malva, e poi dovrò mettere dei cuscini, questi due andranno via. Li ho messi così tanto per vedere e penso che questo angolino lo vorrò, la cambio, tiro via le nostre foto, tiro via la roba e metto qualcos'altro. Voglio fare questo angolino per girare i video, perché di sopra fa veramente troppo. Dicevo, di sopra fa veramente, veramente troppo caldo, perché io lo faccio nel bagno, e che di fronte ho la finestra, quindi ho anche la luce naturale, oltre alle luci, sempre una luce in più, che va bene. Però tutto chiuso con queste tre lampade, veramente io muoio. Allora, ovviamente ho visto, ho provato a fare video con la finestra aperta e è impossibile, sì. Cioè, percepisce la registrazione, percepisce proprio ogni singolo rumore, che magari a orecchio così sembrano meno fastidiosi, ma poi quando vado a montare il video sono veramente fastidiosi e sembrano anche più forti dell'orecchio normale, no? Che percepiamo, forse un po' per abitudine. E quindi niente, insomma, che qua è bella grande questa sala, penso che sia, anche se tutto chiuso, che ci sia un po' più di aria, lo spero, magari faccio un flop, però io ci provo. E niente, quindi questo. Sto morendo, si vede che sto sudata, sto veramente morendo di caldo. Poi mi vengono le vampate di calore pazzesche. Poi è nuvoloso adesso, oggi c'era il sole, invece adesso è nuvoloso, per cui c'è una cappa da morire, perché qua da noi la cappa, cioè proprio ti fa soffocare, ti toglie veramente l'aria, ti fa sudare veramente. Infatti non vedo l'ora di andarmi a rifare la doccia bella bella fresca. Sì, faccio la doccia fresca e niente, quindi adesso sto aspettando che bolle l'acqua, faremo la pasta e poi aspetto che arrivino i ragazzi. Ho buttato le trofie, sempre prese dalla Lido, la marca italiana. Io ho buttato tutto il mezzo chilo, perché le trofie sono pesanti ma non rendono tanto. E niente, aspettiamo che... Buongiorno, ieri sera non ho finito di fare il video vlog, quindi lo finisco stamattina e quindi oggi siamo a giovedì. E niente, ieri alla fine, vabbè, abbiamo cenato, che mi sono dimenticata di farvi vedere la pasta, ma perché poi è tornato mio marito e suo figlio. E niente, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato e alla fine mi sono dimenticata, anche perché era l'ultima serata che stavo con noi e mi dispiaceva, insomma, non coccolarlo un po' per l'ultima serata. E mi è dispiaciuto tanto. E quindi ieri sera, infatti anche lui è stato di più con noi sul divano, abbiamo chiacchierato, insomma, poi si è preparato tutta la sua roba e niente, ieri è andata così. Quindi diciamo niente di che, una serata in famiglia. E niente, quindi adesso non so quanto avrò registrato, ma fa niente quello che ho registrato. Quindi vi voglio salutare, vi ricordo di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Instagram e di attivare la campanella. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ehi raga, non ti dimenticare, eh? Ehi raga, facciamo festa! Sì! Ciao!